Il mio nome è Mark... Kerry, è Mark Kerry, come il fondo al Kerry, il riso al Kerry. La bicamerale approva il progetto di riforma costituzionale, la parola al Parlamento. Omicidio russo, restano in carcere Scattone e Ferraro. In Albania prevalgono i socialisti e avanza la monarchia. Il principe Carlo restituisce Hong Kong alla Cina comunista. Ben rivisti e bentornati a Studio Aperto TG Sera. Allora, si sono conclusi con un voto di approvazione i lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e il progetto di riforma passa ora all'esame del Parlamento, come ci dice Carlo Panella. Con 51 voti favorevoli su 70, a schiacciante maggioranza, la bicamerale ha approvato le proposte di riforma della Costituzione. Il voto finale è venuto stasera, poco dopo le 19. 9 i voti contrari, un astenuto, assenti 6 commissari della Lega e Tiziana Parenti. I voti contrari sono venuti da Rifondazione, dagli autonomisti Valdostani e Sudtirolesi e, voto importante per i suoi riflessi nella vita interna del PDS, da Achille Occhetto. Ha votato contro anche il rappresentante della lista Dini, D'Amico. Il Parlamento ora dovrà quindi discutere e approvare, con possibilità di ampie modifiche, la svolta semipresidenziale, il nuovo assetto di Camera e Senato, il nuovo federalismo e il nuovo ordinamento della magistratura. Stamane un'importante decisione. Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere le Camere appena eletto, per allineare la maggioranza del governo a quella popolare che l'ha eletto. L'Italia si avvia a cambiare radicalmente le regole della politica e questa è la prima volta che una commissione bicamerale per il cambiamento della Costituzione conclude positivamente i suoi lavori. Andiamo subito alla cronaca. Restano in carcere i due principali accusati per l'omicidio di Marta Russo. Infatti il Tribunale della Libertà ha respinto l'istanza di scarcerazione per Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro. Ci informa Raffaella Regoli. Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro si trovano ancora qui rinchiusi nel carcere di Regina Coeli. Stamane i giudici del Tribunale della Libertà hanno depositato in cancelleria il provvedimento, ma neppure gli avvocati ne sono a conoscenza. Per 3 ore questo pomeriggio una folla di giornalisti ha aspettato davanti all'ingresso del carcere in via San Francesco di Sales. Una voce circolata in tribunale diceva che uno dei due indagati, Salvatore Ferraro, sarebbe tornato in libertà. Poi arriva la notizia. I due assistenti indagati per l'omicidio di Marta Russo restano in carcere. Sarebbe questa la decisione presa dai giudici del Tribunale della Libertà che hanno respinto l'istanza di scarcerazione presentata dalla difesa. Ancora sconosciute le motivazioni, forse quell'ultima carta giocata dall'accusa, i 5 testimoni pronti a giurare che i due assistenti di filosofia del diritto erano in facoltà il 9 maggio. Solo domani però si potrà esaminare il provvedimento. Intanto i giudici hanno chiesto che sui due assistenti venga effettuata una perizia psichiatrica, grafologica e psicologica, mentre la difesa sta già pensando al ricorso in Cassazione. E intanto è ancora allarme per il maltempo nel nord Italia, soprattutto in Lombardia, nelle province di Lecco e di Como. Le previsioni di altre piogge fanno temere per frane e smottamenti. Rossella Grandolfo. E ancora emergenza maltempo in gran parte della Lombardia, alle prese da qualche giorno con frane, smottamenti, esondazioni dopo le piogge insistenti delle ultime ore che hanno flagellato soprattutto le province di Como, Lecco, Sondrio, Varese, Bergamo, Brescia. Sono le frane a preoccupare di più. La situazione è particolarmente critica qui a Varenna, in località Fiume Latte, sulla sponda orientale del lago di Como, dove una frana caduta nelle ultime ore ha investito buona parte del centro abitato.
Problematica la viabilità in diverse zone, la ferrovia tra Lecco e Colico è ancora interrotta a causa di frane, centri isolati in Valtellina, Valchiavenna, Valtrompia. Sotto osservazione anche fiumi e laghi che in più punti hanno superato la soglia d'allarme. Il livello del lago di Como aumenta di 1,5 cm ogni 2 ore e cresce il lago Maggiore. Il fiume Olona vicino Castellanza è al limite di esondazione. Questa ondata estiva di maltempo ha provocato anche vittime. 2 giovani sono annegati in Liguria per il mare grosso, 1 dei 3 alpinisti lombardi dispersi sul Monte Rosa è stato ritrovato cadavere. Ma dalla protezione civile arrivano buone notizie, il tempo sta migliorando, l'emergenza sta per rientrare, anche se resta l'invito a mettersi in viaggio nelle zone colpite dal maltempo solo in caso di vera necessità. L'azienda Italia fa registrare oggi 2 dati negativi, l'aumento del debito pubblico e la diminuzione del prodotto interno lordo. Sentiamo Luigi Galluzzo. 2.242.000 miliardi di lire, a tanto ammonta il debito pubblico in Italia nel mese di marzo, 24.000 miliardi in più del mese precedente, 127.000 miliardi in più rispetto al marzo di un anno fa. A questo record negativo si aggiunge il calo del prodotto interno lordo, sceso nel primo trimestre del 97 dello 0,2%. Chi possiede una carta di credito da oggi trova il via libero al casello autostradale. Un accordo tra la società Autostrade ed i principali circuiti interbancari permette infatti di saldare il pedaggio alle porte via card e FastPay direttamente con le credit card. Bollette meno care da domani per luce, telefono e gas. La diminuzione del prezzo della luce sarà di 1 lira per ogni kilowatt. Il metano costerà 6,6 lire in meno per ogni metro cubo, mentre le telefonate interurbane scendono del 5% nella fascia 8:30-13:30 e del 9% nella fascia 18:30-22:30. Da oggi è possibile chiedere un prestito o accedere ad un mutuo per l'acquisto di una casa anche in 570 uffici postali italiani. La novità arriva dopo alcuni mesi di sperimentazione fatta in 7 città italiane, tra cui Milano, Roma e Padova. E occupiamoci dell'estero, cominciamo con l'Albania che volta pagina con la vittoria dei socialisti, gli ex comunisti. Ci sono ancora dubbi invece sul referendum istituzionale per la vittoria della monarchia. Il nostro inviato è Mimmo Lombezzi. Il paese delle aquile non sarà di fronte come Giano, il dio della guerra, cioè non sarà una monarchia di centro-sinistra. Il referendum, come anticipavamo stamattina, offre a Re Leka solo il 21% dei voti, al massimo ne raccoglierà il 25%. Sempre più schiacciante invece appare la vittoria del centro-sinistra, che col ballottaggio potrebbe arrivare a controllare 120 deputati su 155. L'Albania quindi sarà un paese praticamente senza opposizione. Berisha ha ribadito che terrà fede alle promesse, quindi si dimetterà. Ha detto che le elezioni si sono svolte in condizioni strane, ma che il segnale che viene dal paese è preciso. Gli albanesi vogliono il Partito Democratico all'opposizione. La polizia ha proibito tutti i comizi e qualcuno nel frattempo scarica la rabbia sui giornalisti. Stamattina è stata aggredita e derubata la troupe del TG2. Una raffica ha sfiorato anche la residenza del nostro ambasciatore. Valona, intanto, torna al consueto dibattito a base di proiettili. Uno ha colpito il traduttore di una troupe greca che cercava di fuggire a una rapina, un altro ha ferito alla spalla un bersagliere. L'evoluzione libanese del sud sarà il principale problema del nuovo governo. Alle 18, ora italiana, mezzanotte, ora locale, Hong Kong è tornata alla Cina dopo 156 anni di dominio coloniale britannico. Le autorità comuniste di Pechino rassicurano il mondo degli affari sulla continuità dal punto di vista economico e finanziario, ma è finita l'epoca della perla d'Asia, avamposto delle libertà occidentali in Oriente. Ha seguito per noi le cerimonie Antonello Sette. L'ora X è scoppiata a mezzanotte, ora locale. L'hanno chiamata la mamma di tutte le feste. Fuochi d'artificio sul porto per una nuova bandiera che si issa. Hong Kong non è più l'ultima colonia britannica. Dopo 156 anni, Hong Kong è stata restituita alla Cina. Alle 4 del pomeriggio, sotto una pioggia battente, aveva lasciato la sua residenza a Chris Patten, l'ultimo governatore di Sua Maestà. Alle 19, i soldati inglesi avevano abbandonato le caserme, ora già occupate da 509 militari dell'esercito di liberazione del popolo. Muore il colonialismo che quest'isola ricca e felice aveva letto a proprio simbolo. E mentre i cannoni sparano la gioia ufficiale, davanti ai vecchi e ai nuovi padroni, 6 milioni di abitanti si interrogano sul loro futuro. Non vi dimenticheremo e vi seguiremo da vicino mentre vi avviate in questa nuova era della vostra storia. Così il principe Carlo d'Inghilterra ha salutato Hong Kong prima di lasciare l'isola a bordo del Britannia, in compagnia dell'ex governatore. Nessuno può oggi dire se sarà un'epoca altrettanto felice. L'ultima colonia del mondo va a ingrossare l'ultimo impero comunista.
Restiamo all'estero, i due parà belgi che vedete in queste immagini mentre torturano un giovane somalo ustionandolo sulle fiamme di un falò sono stati assolti dal tribunale. La corte ha ritenuto che non c'erano prove che si trattasse di maltrattamenti e ha sostenuto che si trattava di un gioco senza violenza. Pensate un po'. E intanto ce ne andiamo in Messico. A Città del Messico c'è stato uno spettacolare incidente, una collisione fra un treno e un'autocisterna carica di gas. Almeno 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 3 agenti di polizia. Il camion ha bruciato a lungo prima di esplodere in una palla di fuoco. Restiamo ancora un attimo in Messico per poi andare invece a San Francisco. Decine di migliaia di persone abbigliate in modo sgargiante hanno partecipato nella storica capitale mondiale del movimento gay alla parata annuale dell'orgoglio omosessuale. Alla manifestazione, all'insegna dello slogan "Una comunità, molte facce", hanno partecipato fra gli altri gruppi motociclisti, esponenti delle lesbiche cinesi, sacerdoti gay. Dopo il morso e la rissa sul ring di Las Vegas, Mike Tyson rischia un'incriminazione per aggressione ad un agente di polizia colpito dal pugile con un pugno in pieno petto. E così Tyson, oltre a risarcire Holyfield per l'asportazione del lobo auricolare, potrebbe tornare in prigione per violazione delle regole sulla buona condotta. Continua la riabilitazione delle donne grasse e non solo dal punto di vista estetico. Secondo un gruppo di ricercatori inglesi sarebbero anche più intelligenti e sane di quelle magre. Sentiamo Federica Morandi. Chissà se una donna con un corpo un po' abbondante e tutto curve, tradizionalmente modello di bellezza femminile come Valeria Marini, da oggi in poi dovrà essere considerata anche più intelligente. Sembrerebbe di sì, secondo uno studio condotto da un'equipe di ricercatori britannici, infatti, le giovani magre perennemente a dieta hanno un quoziente di intelligenza inferiore del 10% a quello delle donne più in carne. A provocare il calo di intelletto, secondo gli scienziati, sarebbero le diete sbilanciate, a cui mancano elementi fondamentali per alcune funzioni del nostro cervello. Le donne a dieta si nutrono quasi esclusivamente di cibi vegetariani e a basso contenuto di grassi. In particolare, secondo i ricercatori, sarebbe la carenza di calcio e ferro che deriva da una dieta priva di carni rosse e di formaggi a provocare la differenza di capacità intellettive tra donne magre e grasse. Sarà così, ma forse sentirsi più intelligenti non basterà alle adolescenti grassottelle che iniziano una dieta per assomigliare a Kate Moss, felina e stupendamente filiforme. E ora parliamo di Fiorello che torna alle origini, alle radici del suo successo di intrattenitore. Per un weekend ha ripreso i vecchi antichi panni di animatore in un villaggio turistico di Otranto. C'era Giuseppe Brindisi. Caro direttore, deve venire in vacanza, si deve riposare, perché lo vedo fatto e misfatto. È un Fiorello in gran forma, un Fiorello tornato a fare il GO, l'animatore di un club Med, in occasione della presentazione della nuova collezione della Swatch. Ma non è che ho un ritorno, io sono praticamente sempre così. Signore e signori, nell'attesa che tutti si preparino per la foto con Fiorello, ma a voi... Ma la foto con? Ma che sto, la scimmia? Ma che sono scimmia io? Ma ti sei visto? Chiedo scusa. Il tempo sembra dunque non essere passato mai per Fiorello, ma come lo slogan pubblicitario della nuova collezione Swatch annuncia, il tempo è ciò che ne fai e per Fiorello è tempo di un film molto importante, una svolta per la sua carriera. È un film, sì, è una novità perché è una cosa particolare con un regista particolare, insomma, Franco Citti. Come gli attori americani, vedete, ma ci sono gli attori americani quelli che fanno, se lo camminano sempre indietro, ci avete fatto mai caso? Fanno indietro, cioè se io devo parlare con lui, dico, non so, ti ho detto che non è colpa mia, ok? Ci vediamo domani, ok? È una cosa fantastica, non so se potrebbe volte, stai parlando con me, ce l'hai con me, sacco di merda, ce l'hai con me, e stai registrando? Allora vi dico subito qual è il film che va in onda adesso, si chiama Lady Oak con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer. Non va in onda invece Fatti e Misfatti questa sera con Paolo Liguori, a cui faceva riferimento Fiorello. Vi ricordo che uno dei temi più importanti della giornata a livello internazionale è il ritorno di Hong Kong alla Cina e a questo è dedicato uno speciale del TG4 in onda su Rete4 alle 22.55. Si chiama Buongiorno Cina perché proprio vuol sancire la prima alba cinese a Hong Kong dopo 156 anni di dominio coloniale britannico. A seguire il film L'amore è una cosa meravigliosa che appunto si svolge a Hong Kong. Noi ci vediamo domani alle 20.30 su Italia 1 per Studio Aperto TG Sera. Grazie, arrivederci.
Questo programma è presentato da Erwan e da Cosmetici Colistar. Scoperto il mondo della sicurezza igienica che nuovo Napisan dà al bucato. È per questo che oggi vuoi sul bucato di tutta la famiglia l'igiene di nuovo Napisan disinfettante additivo. Test microbiologici dimostrano che elimina i germi già alle basse temperature e in più smacchia e sbianca. Nuovo Napisan, sicurezza igienica quotidiana. Ieri sono andato dalla zia Pia, che è la zia più carina di tutte. E io non voglio che cambierò mai. E allora, per restare carina, usa Sottilette Light, scritto Licht. Solo il 16% di grasso. Beh, per fortuna che sono buone. Così me le mangio e resto carino anch'io. Sottilette Light Kraft. Grande il gusto e pochi grassi. Fresche, freschissime. Ecco le nuove confezioni di Sottilette Kraft. Melon Out Keglevich, la compilation con The Comrades, Earth, Wind and Fire, Take That, James Brown e tanti altri. 20 brani di prima scelta per il tuo dance party. Melon Out Keglevich, dance scatenata. Vuoi avere anche tu uno sguardo più intenso? 3 volte più intenso. Nuovo mascara Voluminous de L'Oréal Corolle. L'unico mascara alla ceramide R. L'unico che rende le ciglia 3 volte più folte, senza appesantirle. Nuovo mascara Voluminous de L'Oréal Corolle. La dura legge del gol. Il nuovo album degli 883. Su CD e cassetta design. Free Records. Cani, gatti, sto parlando a voi. Odiate pulci e zecche? Con loro avete chiuso. Frontline le elimina tutte. Buone notizie anche per i vostri padroni. Frontline, ancora più pratico, dà una protezione sicura nel tempo. Frontline, contro pulci e zecche. L'uso improprio può essere nocivo. Manipolare con prudenza. Leggere attentamente le avvertenze. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Frontline elimina pulci e zecche, senza compromessi. Segui le indicazioni del veterinario. Non ho più monete. Non può più telefonare. Non posso chiamarla. Non mi amerà più. Possiamo aiutarlo. Dobbiamo aiutarlo. Facciamo qualcosa per lui. Su via c'è la scheda telefonica. La scheda conviene. La scheda non pesa. Prova anche tu. La scheda telefonica. Fatemi parlare. Assorbenti, cerchi la qualità? Cerchi il risparmio? Da oggi l'Ines fa un altro passo avanti. Su Idea Liberty e Seta Ali Normale, l'Ines ha ridotto il prezzo. E la qualità è quella di sempre. Idea Liberty e Seta Normale. Ogni giorno l'alta qualità a prezzo ridotto. Che male c'è. Aperol Soda, 30 secondi di vero piacere. Partitone? Perché no? Nastro azzurro, il gusto vincente. Thank you.
Ho in mente solo K. Ho in mente quella blu. Skipper, energia da bere e da godere. Route 66, la nuova fragranza di Coty. Route 66, il tuo profumo, la tua libertà. Festival Bar 97. Questa è la mia casa. 35 successi in un doppio CD e doppia cassetta. Giovanotti, Pino Daniele, Ligabue, Spice Girls, Bon Jovi, Mac, Articolo 31, U2, Antonacci. Festival Bar 97. Per la prima volta tutti, ma proprio tutti, i più grandi successi dell'estate. Osservate le movenze di questo felino mentre spia la preda, difende il suo territorio, si lancia in corteggiamenti. E adesso osservate come parte alla ricerca d'acqua e di cibo. Friskies Gran Menù, con manzo e fegato per i muscoli, verdure per una dieta equilibrata e le nuove crocchette al calcio, per ossa più forti e un pasto più completo. Per saltare pieno d'energia in un mondo d'avventure. Friskies, il pranzo dei gatti pieni di vita.